Mi vado a registrare che ho visto che è partito da manco 20 minuti al 2 no limit hold, ma anche se non è un 180 max. E poi oggi pomeriggio ci giochiamo oltre a questo il 6 da 2 che però parte alle 2 e mezzo, quindi c'è tutto il tempo del mondo. Vediamo un po' intanto se in questo torneuzzo riusciamo a combinare qualcosina. Che aprirei sinceramente un bel 4BB visto che siamo under the gun. Sceviamo subito call dal bottone. Diamo grande buio se difende. Difende anche il grande buio. Flop non è proprio dei migliori. Lui addirittura donk betta. Credo proprio che stia donk bettando un K. Potrebbe aver difeso addirittura un K9. Ed è già in doppia, anche se doppia mi pare strano che esce così lungo. Probabilmente ha beccato un king. Ahi, c'è Craze. All in, bene. K3, 5-6. Quello è andato in scala, quindi non ero buono manco al flop. Vabbè, buon fold direi. Daily Mix 3, realizzata per me da Spotify. Grazie Spotify. Cazzo, bellino il flop, siamo in combo draw. Betterei pure con tutta sta gente nel piatto. Yes, yo. Abbiamo check call, un altro call, qui sicuro c'è chi va a cercare quadri come me, come minimo. Veniamo raisati. Oh Gesù Cristo, cosa c'è? Già una scala chiusa contro un draw di colore Nazza, devo passare. Qua 5-6. Tutti i draw. Io spero che sti imbecille che ha risato a 13 ci abbia almeno qualcosa. E se è in draw che mo se lo vada a giocare. Asso 7, un set. E zitti che è andata bene. Ok, nota su carta forno messa. Apre 3 bui Victor, c'è il call. Collo anch'io, sono in posizione su loro due, certo sì. E floppiamo scala, carino. 6 to 10. Oggi l'ho letto il punto, eh. 7 bui, 3 quarti pot. Lui colla. Io sinceramente non andrei tanto per il sottile. Raiserei qui. Prendiamo valore da tutti i draw di colore. Dalle eventuali top pair. Cioè, ne abbiamo uno dietro che colla addirittura. Speriamo un caschi una picca al tarna perché qui c'è un colore in giro. O meglio, un progetto. Ciao Aldamaro. Ti prego, Gesù, fammi scendere un 2 di fiori. Un bel 2 di fiori, ok? Questo ci pensa. Oh, sbubbo. Coleni. Io sono Nazza al flop. Vediamo un po' contro cosa ci schiantiamo. Non rimarrò. Ehi, in 3. Madonna, questo è un mega pot se tiene, eh? È un mega pot se tiene. Ma con che mettono? Sì, Sumeri, io ho Sumeroland. Che Sumeri, ragazzi. Che Sumeri. L'unico giustificato era proprio Original. Asso 7 a picker in 4 quinti di colore. K10 assolutamente fuori di testa. Dama Jack va a cercare un incastro. Un altro pazzo, vabbè. Asso T, carine da qui. Ma andrò lì in tutto tilt, no? Nerone a T, ce l'ho io a T. Angi chiama, io invece ti farei mettere tre bui, visto che limpi. Cerchiamo di far fuori un grande buio che non folderà mai. Non becchiamo assolutamente nulla, occhio. Occhio perché in realtà non sembra, ma è bello draw, eh? 5-6, draw di colori, cercherei anch'io, eh? Bello l'asso, peccato che chiuda proprio colore. Vediamo che dicono. Potrebbe arrivare anche una bet da un eventuale K ceccato flop, anche se a sti livelli mi sembra difficile che ceccano un K su sto flop. Quindi chi betta qui o ha pescato un asso o ancora peggio forse colore. Ciao gambler. Anzi, facciamo 6 blinds, mezzo pot, poco meno. Chi c'ha un quadri chiama. Dai, io fatelo foldare. Buono.
Le mette tutte, probabilmente pure gonfio perché ha aspettato un botto. Però per tre bui. Chiamo TC. Siamo al 46, non è brutta. Backdoor. 4 quinti di scala. Pure bilateral, niente da fare. Via l'uscita. Io aprirei 4 blinds. Apro un po' più lungo di modo da sfugare gli short stack se possibile. Fortuna, hanno chiamato proprio tutti e due. Però io qui sinceramente si betterei a 5 bibbi. Abbiamo un gutshot più due overcard. Oddio signore padre. Questo ci avrà il 5 come minimo. Ho assettato. Ha snappato così in fretta. Asse 3, ma lui devo foldare. Assettato. No, non ha assettato. Overpair, lui chiude. Scala. Avremmo perso, nice fold anche questo. Occhio a lui comunque, eh. Allora, pupazzi. Ciao Oliver, bentornato. Anche questi riaprirei 4 blinds. Lui le mette tutte, spero anche Ale. No, Ale fold. Boh, ma dai, manco con gli short stack mi regge sta roba. Porco dio, K5. Cioè, incredibile comunque, regà, mamma mia. Pen buio 26, che fai? Non metti quei connettori? Metterei pure. Dai, c'è uno in all-in, potreste anche foldare se non c'avete un cazzo, eh? Bravi. I 5 gliel'abbiamo craccati. Siamo in bilateral di scala. Va bene così. Io sinceramente li collerei. Oh cazzo, adesso non più. Soprattutto se è Zaccapone che sciova. Siamo sotto. Se non siamo sotto, non ci troviamo bene. I 10 purtroppo sbatte male pure lui. Eravamo dominati da tutti. Carino, è molto out of position, tanto che le aprirei un pelo più lunghe. Porco dio, donk bastardo, cazzo mi sciovi 34 bui, ci avrà una coppietta sto marpione. Prima ha mandato con la fuffa, non che aveva mandato, fa un po' di... I due. Un'altra volta ancora con K10, fondo dai. Ciao Ianaiolo, Oasis. Ma si sì, cambio il font. Belli così. E io lo tribetterei l'amico Fritz. Ma anche 7 che c'è pure il big blind di mezzo. Che vuole? Io su 21 bui. Dama 9 non avrà messo su tribet, dai. Piatta da 21 scioverei diretto per value. Buono, e qui difenderei. Sto pensando se sciovare di steal su Victor, ma tutte le volte che ho fatto sti show di steal è finita male. C'ho un po' il terrore, devo essere sincero. Non mi dica che pure stavolta lo becco. Oh, c'ho il terrore, guarda, fa ste cose. C'ho il terrore. Che fod. A Rildo, infatti, secondo me ce l'aveva pure. Adesso di. Vediamo come va l'action, ma penso di mandare. Lui potrebbe aprire, infatti. Però io mando. Lui chiama, a maggior ragione. E se non arrivo ITM, amen. Però adesso di non posso più foldare con 10 bui. Lui dovrebbe passare, in teoria. Il suo range è ancora più debole di quello di Arildo. Buono. Qui potremmo riempire con King 7. Vediamo se lui aggredisce oppure. No, becchiamo anche top pair che betterei. Siamo in 12, ragazzi. In the money. Per 2,77 euro. Io qui lui limpa, manderei. C'è il rischio che con 59 bui ci chiami. Però lo proverei a stillare questo pot. Aia, ma zitti. Madonna, comunque qua su 7 è bello spinto, eh. Vabbè, non ci perdiamo perché comunque guadagniamo i blind dell'imp.
Però ricordarsi che vabbè, lui ci sta che chiami così largo. Siamo in 11 comunque, quindi abbiamo fatto uno. No, nessuno scaglione. E l'impa, io lo arresterei anche, ma questo è in grado di non foldarti. Lo arresterei qui. Famogli 6 bui diretto almeno. Ok, stilliamo che va più che bene. Sassi, proprio adesso li volevo. Sciova, ti prego, no? Lui colla, la cabna colla, riandrei di steal, magari sto giro ci collano pure. Collami come prima, sì. Dama 9, non un jack, eh. Buono, dai, questo ci serviva, cazzo. Gli assi al momento giusto. Questi ci servivano. Qui foldiamo, lasciamo a lui l'onore di... No, non me lo fa riallungare. Ok, ha bustato l'ul... No, ha double uppato, che palline. Anzi, flattate. Oh, e siamo al final table. Perfetto. Final table. Quindi 9, abbiamo fatto un altro scaglione che è a 3,32 euro. E non chiude, ma meglio così. Siamo in 7 per un altro scaglione. Si sale a 4,71 euro. Abbiamo i kings. Sai che limperei per sperare che qualcuno squizza, apre lui due bui. No, invece non andrei tanto per il sottile, famo così diretti. Al limite folderà. Non c'ho voglia di andarmi a inventare robe strane al final table. Ahi, mette pure striolo. A cabna. Si fa invogliare, sì, king king, asso K, asso 9, si bloccheranno pure. Vamos, ce ne nocchiamo, no, uno solo, ma bello, questo ci ha mandato belli lunghi, dai. Lui limpa? Lui non limpa, io su di lui aprirei con Ace Jack. Buono. Ciao giallo, ciao uno snitch, ben arrivati, raga. Ah sì, staremo vedendo un po' troppi. Dai, Akabna, inventatela. Sciova di steel. Limpa e basta, eh? Io invece aprirei, guarda un po', 4 bibbi. Città. Oh, Lin. Prego, dimmi che mette. Ok. Non penso ci abbia né un 8 né un 4, scioverei. Magari entro di colore, sarebbe bello. Si è preso un 8, troppi culi. Ok. Buonissimo, ne sbattiamo fuori un altro e siamo quarti per 10. Ui, 7, va bene, aprirei 4 blinds. Quarti per 10,53 euro. E io isolerei su di lui, me l'aspettavo. Asso 9, coin flip, becca 9, vabbè. Non è finita. Bleh. Asso 9, vabbè, meglio lui che Rildo, era più corto. Aprirei però. Proviamo a stillare tutto lo stillabile. E su 2-4-2 io te la rifarei. Buono. Asso 9 pure le potremmo aprire. Ci colla, flop non troppo amichevole, cercherei. Per uscire qui magari. Buono. Ci colla. Io apro imperterrito, guarda. Porco Dio che coglioni, Arildo. Oh, l'impresa, attenzione, asso K aveva trappato. Addirittura so all'impresaria Kabna e ci libera di un altro player. Siamo terzi per 15,52 euro. Altro proiettile vitale. Ah no, non ha bustato. Lol, l'ho gufata. C'ha ancora 11 bui. È tutto tilted. Manda colla lui. Va bene. Adesso se a Kabna è gonfio mi faccio un secone. No, asso 8 K10. Asso becca. No, non cuore. Boh, porco dio e la Madonna. E fallo uscire. E continua a limpare, però se gli scioviamo questo giro che chiama, perché è tutto tilted. Cecco col cazzo che vi... top pair.
Bruttini cuori. E anche 5-6 chiama, asso 2. La farei non piccolissima. Come cosa? Qui la rifarei, magari non ci dà necessariamente l'otto. Lui cerca cuori. Porco Dio, l'ha trovato! Non cerca cuori. Ma con che chiama? È tutto tilted, secondo me. King Queen, carine. C'ha KK, boh. E io i suoi 6,45 li chiamerei. Però gli raiserei sopra di modo che lui capisce che me la voglio giocare da solo. Dominiamo. È in bila. Buono! Ne nocchiamo un'altra. Stavolta siamo ufficialmente in 3 per 15,52 euro. Belle. Comincerei ad aprire un po' più piccolo. Oddio. Te le lascio, dai, Arildo. Gliele sto lasciando un po' troppe ad Arildo, però. Pezza, sto aprendo troppo, frate. Devo investirlo anche al final. Se c'ho mano, apro, mi scuserai. Certe volte non vi capisco. Asso 9 again. Raiserei, vediamo se pure sto giro va all-in. No, ok, quando ci va probabilmente ce l'ha comunque. Oldo, Madonna. Ace King Dama Jack. Boh, Escula Dama, fagli la regge che siamo in zap. Sì, cioè, oddio, c'è un sacco di bui in confronto a me, però. Siamo secondi per 20,51 euro, ma questo lo deve vincere il torneo, quindi. Sarà un zap bello tosto. Abbiamo. Lui c'ha due volte i miei bui. Eccolo che comincia. Questo va attrappato, eh. Come lui ha l'impresato a suo capo prima, dobbiamo attrapparlo anche noi. Lasciamolo sfogare. Paolin, dai. Ah, ci puzza allora. Tanto ti ci becco, guarda. Ha capito che con me non funziona chiudere le zappe in 2 secondi. Aprirei. Più appestato dei personaggi dei Promessi Sposi è bellissimo. Mettiamo asso, abbiamo anche quadro dietro, gliela farei. Abbiamo gutshot, gliela rifarei. Folderai, porco Dio. Ma colore floppato? Ci credo poco. Ci credo poco. 10. L'unica è un cazzo di 10, guarda. Sto sculato di merda che non me lo foldo. Un 10 con quadri dietro, probabilmente. Foldo che ti prendesse un colpo. Penso che un final mi si va a inventare un bluff in sto spot. La vedo un po' dura. Qui riempirai quei connectors. Che non ci connettono granché. Abbiamo incastro che non betterei. Niente da fare. Check fold. Addirittura aveva preso il 7, vedi. Queen Jack sicuramente carine. Raiserei. Fai vedere con che mi segue per sito che non si è inventato il bluff, guarda, anche se lo davo scarico sinceramente, che c'ha? 9-7, non so perché chiama, fa vabbè, questo comunque l'etichetta rossa ce l'ha per motivo, eh. E foldo, tanto prima o poi mi becchi che ti trappo qualcosa. Mungere, eh sì, Zagabone. Tocca mungere finché è calda. Ama 7, riempo, ma questo scioverà di nuovo. Perché non c'ho mai anche un K-Jack, guarda. Poi ogni tanto gli prende sta streak di all-in e va all-in 3 volte di fila. Fallo adesso, ti prego. Porco Dio, non ci casca, eh? Quando so un bottone non mi mette all-in, questa non l'ho capita. Passo alta is good? Sì.
Lo faccio sudare sto primo. Manda adesso. Ti snappo. Dai. Forse un po' esagerato lo show. Tua. Dai, vaolina adesso, ti prego. Bello. Se avessi asso lo cercherei. Metterei più il turn. Buono. L'asso nel mio range. E sei un bleffatore a Gabna, ma io te le vengo a prendere tutte, vai tranquillo. Mo' sciovi tutto tilted. E un 5 lo becco, vediamo un po' se la fa o se cieca. Cieca, il K ce l'ha. E folda, bravo. 4 e 5 riempirei, dai che l'abbiamo quasi recuperato a livello di blinds. Mai, è un flop fantastico. Porco dio, 17 bui. Ok, quando ce l'ha donka, insomma. Poi non capisco perché, cioè siamo in zap, non è che c'è bisogno di donkare. Se proprio mi vuoi dichiarare il punto, va bene, io sono solo il contento. I 10, ma glieli apro. Dama 9, manco un coin flip. Sì, vamos, dai che è rimasto con 10 blind, mo manderà un po' con tutto. Ma dama 9 lo snappo se manda. Jack 3, domination nation, prendiamo dama, non un asso né un 9. Sì, è così che si trattano i donk, shippando, unbelievable. Non so nemmeno io come ce l'abbiamo fatta perché veramente sembrava. C'è qualcosa che vi suona strano, ragazzi? Jeff stamattina ha ricaricato. Ok, e niente, che dire, ragazzi? È stato un torneo che, sono sincero, non pensavo avremmo vinto, soprattutto per come si era messo all'inizio, però non ci siamo arresi. Abbiamo tenuto duro fino all'ultimo e direi che questa scelta ci ha premiato YouTube. E niente, ragazzi. Allora, io stacco, vado a fumare una sizza, resetto la stream e tutto. E torno alle 4, forse anche un pelo prima, per magari un paio di orette su Apex Legends. Nonostante la storia dica che quando si vince a poker si dovrebbe continuare a giocare, abbiamo giocato 1 ora e 40. Io, sinceramente, per oggi non tenterei la fortuna più di così. Andiamo su Apex, stamattina abbiamo il talk show e se ne riparla domani. Intanto riteniamoci soddisfatti per questo risultato. Io, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito in questa stream pomeridiana di quasi 2 ore. Spero vi siate divertiti. Vi aspetto tutti su Apex Legends per le 4, poco prima. Sì, Non mancate. cazzo, sì, E cazzo. qui sta ripartendo tutta la letterbox, quindi vi saluto prima che succeda un casino. Bella raga, a dopo. Ciao.